La logica ti porta da A a B, ma l'immaginazione ti porta dovunque. Citazione di Cumbo Bernardo, alias Albert Einstein. E vogliamo iniziare questo video con un gioco, ti voglio far fare un gioco. Allora, puoi chiudere anche gli occhi, magari ti metto una musica un po' rilassante, un po' meditativa, io forse faccio un po' la voce, ecco, come se fossi una meditazione, no? Quindi chiudi gli occhi e prova a pensare. Pensa se in un luogo immerso nella natura c'è un falò, ci sono altre persone vicino a te, cantate, c'è una chitarra, c'è forse anche una birra, perché ci vuole un po' di ambiente, ecco. Ma poi il giorno dopo sei libero di andare dove vuoi, puoi andare in montagna, in collina. Perché? Perché sei con un van. Sì, quindi ecco sei tu dentro ad un van, con la musica, magari con una ragazza o con un ragazzo che magari ti piace, ecco, puoi immaginare qualunque cosa. Sei in questo van e quindi hai tutto ciò di cui hai bisogno, c'è la cucina, c'è il pannello solare, sei libero di andare, libero di andare dove vuoi, sei autonoma, puoi lavorare dove vuoi, puoi svegliarti tra il mare sentendo le onde, oppure puoi svegliarti nella neve. Ora puoi aprire gli occhi, apri gli occhi, ci sono qui io con il mio bel faccione. Questa introduzione per presentarti l'intervista che ho fatto alcune settimane fa ad Alessandro Marmotta, il fondatore di Van Sweet Fun, questo appunto canale, blog che parla appunto di van life. Torniamo in ambito un po' meditativo, ti metto anche la musica sotto, quindi ti auguro un buon video. E se grazie a questo video dovessi comprare un van o comunque come di cambiare vita, ricordati di me. Ecco, ti auguro un buon video. Espira ed espira, espira ed espira. Ciao! Ciao, Come ti chiami? io sono Ale, Alessandro di Van Sweet Fun. Allora, io ho scoperto questo mondo nel 2014 in Australia, completamente per caso, e da lì è iniziata questa splendida avventura. Quindi là ho comprato un van, ho girato tutta l'isola della Tasmania, che è a sud dell'Australia, per poi proseguire su tutta la costa est. E è stato un viaggio fantastico. Infatti, appena tornato poi in Italia, ho comprato questo van che ho camperizzato e con cui poi ho fatto diversi viaggi finché non sono partito nel 2018 per la Nuova Zelanda per fare la stessa cosa con un altro van là. Quindi, ancora prima di trovare casa, ho trovato questo van che ho camperizzato durante l'inverno mentre lavoravo da maestro e che poi ho utilizzato come casa su ruote per girare e esplorare tutta la Nuova Zelanda per 7 mesi. E al ritorno, venduto anche il van là, ho girato tutta l'Europa per altri 4 mesi invece con questo van, attraversando 20 paesi e facendo più di 20.000 km. Difficoltà sono, allora, può essere l'adattamento iniziale, perché non è facile, non si hanno certezze assolute, diciamo. E specialmente in un mezzo piccolo come il mio, dove il limite maggiore è la doccia, dove non ho la doccia interna, ma ho comunque sistemi alternativi per lavarmi. E poi per l'estate comunque ho una doccia a tubo sul tetto da fare esternamente. E può essere un po' una, non limitazione, ma una scomodità. Però, e poi, dato che io faccio sempre campeggio libero, è la scelta del posto. Vero che potrei fermarmi senza problemi da qualsiasi parte e dire va benissimo qua dove mi trovo. Però c'è anche la bellezza di dire ah, mi fermo e ceno e guardo fuori dal finestrino dove è splendido, oppure pensare già al risveglio mattutino. Dove vuoi berti il caffè con vista, con un paesaggio possibilmente incredibile. Quindi, questo
è un po' un, non una limitazione, ma una cosa che richiede del tempo inizialmente per capire come funziona, come trovare i posti adatti e poi per magari per alcuni combattere la paura di essere in un posto sconosciuto e magari cioè, chi può avere la paura degli animali quando esci dal van e chi può avere invece la paura degli umani quando esci dal van. O, poi magari nessuno ti fa nulla, ma è quella paura innata che è difficile controllare, ma che in breve tempo fidatevi che è facile superare, soprattutto per il premio mattutino che si ha quando aprite gli occhi e guardate fuori dal finestrino. Quali sono i tre consigli che daresti a un giovane, a una persona che si sta avvicinando al mondo del van, magari sta cercando, sta guardando? Allora, primo consiglio in assoluto è prima di magari buttarvi nella ricerca sfrenata di un mezzo, provate a noleggiarlo un weekend, ok? Ci sono tanti concessionari, oppure se avete un amico che ce l'ha, fatevelo prestare e provate 2-3 giorni a andare, ma anche a 10 km da casa per capire se è una cosa che fa per voi, perché poi magari investite soldi e tempo per cercare un mezzo che sia adatto a voi o che pensate sia il più adatto a voi e alla fine non è così, e quindi questo è un grosso problema. Tra l'altro soprattutto a livello di dimensioni. Dimenticatevi Instagram, dimenticatevi solo il discorso prendo quello lì, guarda che bel colore, ok, io ne avevo uno verde bellissimo nelle foto in Nuova Zelanda, a parte che era tutto ammaccato, però lo adoravo e era anche l'unico che avevo trovato disponibile, quindi non fatevi fuorviare troppo dai social eccetera, ma pensate anche a livello pratico, a livello di chilometrico, cioè non prenderei un mezzo vecchissimo per che magari va pianissimo se dovete utilizzarlo tanto a viaggiare, magari anche per lavoro, e valutate gli spazi interni. Quindi questo veramente, secondo consiglio è cercate di capire la dimensione del mezzo che volete prendere o che pensate di prendere provandolo. E terzo consiglio è siate curiosi, non abbiate preconcetti, non abbiate troppe idee che vi possono essere inculcate da gente, amici, famiglia o quello che volete. Fate quello che volete, fate quello che vi sentite, provate, partite. Io ho ancora mia mamma che a volte mi dice ma va, stai lì come uno zingaro, cosa fai? Ma mamma, io in van sto da lì, cioè è proprio una cosa che mi sento benissimo e sto benissimo e sono contentissimo di quello che faccio e come la vivo quando sono in viaggio. Come ti guadagni da vivere? Ecco la famosa domandona che tutti si pongono, perché giustamente me la porrei anch'io se trovassi uno che viaggia e vive come me. Allora, io faccio il maestro di sci l'inverno, faccio il maestro di sci in Francia o barra in altre parti del mondo, dipende dove mi trovo, quindi lavori stagionali, l'estate lavoro con le gare di barche, però non a lunghi periodi, ma magari settimanalmente, ogni mese, ogni paio di mesi, quindi comunque ho tanto tempo libero. E anche vero che mentre viaggiavo ho fatto lavori come potare gli ulivi, imbottigliare sambuco, pulire i bagni e le cucine di un campeggio, e secondo me bisogna, e adesso sto iniziando ad avere una micro entrata, diciamo, da quello che può essere YouTube e il blog, però non partite con l'idea che siete dei blogger, youtuber, cioè già io che ho qualche persona che mi segue non riesco ancora a definirmi tale, anzi mi viene un po' da ridere quando mi chiamano così, quindi cioè, ci sono diversi lavori da fare, alcuni magari possono non essere i lavori migliori del mondo, ma se le fate con l'obiettivo di guadagnare, mettere da parte qualche soldo per poi viaggiare, esplorare il mondo, li farete veramente
con un'altra mentalità. Quali sono più o meno, se si chiede, la spesa media in un van per una persona? Allora, allora dipende da il mezzo e da cosa si prende in considerazione. Io proprio conti alla mano ho fatto il calcolo di quando abbiamo girato l'Europa per 4 mesi in due e avevamo una spesa media giornaliera di 40 euro al giorno, di cui più della metà erano solo di gasolio, perché abbiamo dovuto fare 20.000 km, cioè abbiamo scelto di fare un sacco di strada, perché siamo voluti partire dal Trentino, andare fino a Capo Nord e per poi scendere e andare ancora in Spagna e Portogallo, quindi l'abbiamo girata, a parte la zona balcanica, l'abbiamo girata abbastanza in lungo e in largo. E ok, 40 euro al giorno possono sembrare tanti, però sono comunque 20 euro a testa, di cui, ripeto, tanti erano destinati al gasolio. Comunque in questi soldi c'erano anche inclusi il bollo annuale, l'assicurazione, l'abbonamento telefonico, cioè tutte quelle cose che anche normalmente, anche quando siete a casa, non considerate. Detto ciò, si può viaggiare e stare in van con molto 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 meno, perché se decidete, se trovate una zona bella dove vi trovate bene, se state anche una settimana e non vi spostate proprio, quindi il costo viene abbattuto e già lì risparmiate centinaia di euro di trasporto, di viaggio. E spesa, quando abbiamo girato l'Europa abbiamo tagliato le uscite, ok, i ristoranti, i bar eccetera, e piuttosto ci prendevamo qualche birretta da bere in van, si mangiava in van, e che tante volte, fidatevi, con 5 euro in van in due mangiate meglio che in un ristorante a 3 stelle Michelin e con una vista, un paesaggio assolutamente sicuramente migliore. Quindi non sto dicendo di fare dei sacrifici per poi vivere male o in maniera più brutta, ma lo fate perché è veramente figo, cioè assolutamente, quindi ma anche con 5-10 euro al giorno ci state senza problemi. Provate, se non avete mai provato, provate, avvicinatevi a questo mondo di matti, di quello che volete, ma provateci. Anche se siete critici, o specialmente perché siete critici, provate e vedete. Poi, a posteriori, potrete dire ma a me non piace assolutamente, non mi sento, preferisco andare in albergo, che ci sta, è giustissimo, ognuno fa le sue scelte, ma siate curiosi del mondo e siate curiosi di questo stile di vita.